infatti noi, molti dicono, ma mettere troppi impianti, scusa, mi stai dicendo che 8 impianti sono molti, ma te la natura, quante radici ti ha messo per arcato? Io, capito, l'Italia non fanno questi discorsi qua. Perché devono economizzare. Perché infatti noi abbiamo visto qua 8 impianti. È una distorsione, i 4 impianti sono una distorsione della pubblicità che fece Malo sull'Olumfor, che lui aveva inventato l'Olumfor per mettere i denti fissi ai poveri che avevano la dentiera. Allora diceva, servono almeno 4 gambe, che è scoperto un tavolo a 4 gambe, una sedia a 4 gambe, ok, mettiamo una dentiera con 4 gambe, quella che avete, se if you have to go, go. No, voglio bloccare troppo. L'America è che una semplificazione, mettere solo 4 impianti, una semplificazione pericolosa, pensando che chi deve lavorare con i denti ci lavora per altri 10-30 anni e soprattutto si creano. Io ho stati fatti degli studi che i ponti sullo stretto di Messina non reggono. Ho bisogno almeno di un pilastro qua, di rompi, che può essere un pilastro di rompifonze, dove metto 2 campate, per esempio, metto 2 pilastri così posso rompere 2 campate, oppure fare un unico pilastro e fare le campate in zirconio separate. L'importante è che questa sia comunque una roba abitata. Abitata qua. Se io non faccio la campata, non serve la laurea, che qua flette, qua c'è il momento di flessione che può portare a una rottura qua o una crepatura del materiale. Lo stesso qua nei cantilever, possono lì come i balconi, no? Se non posso mettere qua il pilastro, faccio il cantilever, sì, però attenzione perché il massimo accettato sono 2 denti, 3 denti qua si rompe. I leave you, thank you. Qua si può rompere, allora a quel punto conviene cosa? Aggiungere qua un pilastro che sono i pilastri di questi impianti lì più, metto i pilastri che sono questi pilastri di impianti pterigoidei, okay? Che sono degli impianti nuovi questi che vengono fatti per dare supporto a queste zone più posteriori, ma sono abbastanza rischiosi questi impianti perché ci passano delle strutture nervose, qua c'è un'arteria che passa, qua vicino c'è un nervo che ci passa e ci sono anche dei muscoli che si attaccano qua, c'ho 4 strutture delicate. Sì, si possono fare, però per questi stiamo sviluppando che cosa? Una guida chirurgica per mettere l'impianto, di modo che noi dall'attacco noi inseriamo l'impianto. C'è un foro dove la fresa entrerà lì, ma non sarà una fresa, sarà tipo un punteruolo. Tic, 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 tic. Poi l'impianto sarà, prima di essere messo, viene densificato l'osso con una punta di trapano che invece che girare così gira al contrario. Quindi cosa fa? Compatta l'osso. Capito? Tu immaginati se il trapano, invece che togliere il cemento, lo compatta. E tu lo spingi dentro e ci sono i cavi elettrici, non li tracci i cavi elettrici, al massimo lo sposti. Lo stesso faremo così, prima un punteruolo che traccia la linea, la direzione, poi compattiamo l'osso, ok? E poi gli impianti dentali saranno impianti dentali messi con delle spire tipo viti da metallo, molto corte e fitte. E quello si va a bloccare in una zona molto delicata, però con direzione guidata e in maniera atraumatica. Questo per mettere gli impianti? No, questo per evitare i balconi troppo lunghi. Perché se no si rompono i balconi, tieni conto delle forze sono qua che si scaricano, uno su vicino, qua che mangia. A 3? A 3? 4 ore, ho 4 perni sopra. 4, poi magari ne metti 2 qui dietro, so 6. Meglio se ne fai 4 davanti, 2 e 2, 8. Perché tu tieni conto, l'Olumfor, per esempio, quella tecnica lì, se questa è la bocca sopra, non fuori gli impianti si mettono qua davanti, ma tu le forze qua che mangi la carne, capito? Non la mangi come i coniglietti davanti la carne, la mangi dietro, e infatti le rotture dell'Olumfor erano qua, posteriori. Allora a quel punto devi mettere i pterigoidei qua dietro. Quando ne ho oppure puoi mettere qua gli impianti zigomatici che danno supporto e rompono qua la forza. Quando ne ho parlato a Malo si è incazzato. Perché? Perché gli rompo le palle al suo marito. Perché lui deve vendere questo per dentisti che fanno la massa, quel tipo di trattamento. E dicono in giro al popolo che quel trattamento è un gioiello.
gioiello, è una semplificazione che se tu vai su mia sorella non la farei, che se una cosa la faccio su di me o su mia sorella non la faccio al paziente, perché è un qualcosa che qua è limitante, ok, che posso invece risolvere con delle chirurgie. Come dire, non avere esperienza non può essere l'alibi per dire che questo va bene. Vai dove lo sanno fare. Ma non puoi dire che questo non va bene, questo va bene. Quattro peni per otto denti. E chi li sa fare? Quattro peni per otto denti. Come? L'alternativa è fare ricostruzione, se non mascellare, e fare i due impianti qua. Quindi sono otto i denti, non sono. Noi facciamo quasi sempre questa. Se questa non va bene, facciamo zigomantici e tieni quei denti. Queste sono chirurgie terziarie. Questa è chirurgia secondaria, questa è una chirurgia primaria. Poi ci sono anche casi in cui devo anche svitare, togliere impianti messi da altri. Ma anche ci arrivano. Sono degli impianti che arrivano qua. Sono due, non sono tre. C'è chi è morto.